va verso il basso la contrada della Selva, chiocciola davvero molto vicina al Verrocchino, ecco che la chiocciola entra, viene lasciata la mossa valida e quindi Bruco e Drago su tutti, poi Torre, Aquila, la Pantera, l'Onda, l'Istrice e le altre contrade. Vanno ad affrontare la curva di San Martino e la contrada del Bruco, poi c'è la Pantera che stanno facendo l'andatura di questa seconda prova, Bruco al Casato, poi la Pantera, Istrice, Oca, Aquila, Drago, Onda, Selva, Torre a chiudere la contrada della Chiocciola. Rallenta il Bruco alla mossa, si porta in testa in questa seconda prova la contrada della Pantera con Trecciolino e Tabacco, poi c'è il Bruco, l'Oca all'altezza di Fontegaia, l'Onda, poi l'Istrice, l'Aquila, le altre stanno andando molto piano. Ancora il giro alla curva di San Martino operato dalla contrada della Pantera con il Bruschelli e Tabacco, e poi dietro si fa vedere l'Oca che va a affrontare una curva del Casato piuttosto interessante, poi c'è l'Onda dall'Istrice, rallenta la Pantera adesso all'altezza della mossa, si va a un terzo giro in cui l'andatura è sicuramente non elevata, si sta avvicinando la contrada dell'Onda, Brigante e Porto Alabe si avvicinano alla Pantera, quindi però alla curva di San Martino sempre Pantera, Onda, poi c'è la contrada dell'Oca, l'Istrice, la Torre alla mossa, adesso l'Onda davanti alla Fondegaia supera la contrada della Pantera, va a girare la curva del Casato l'Onda e quindi è la contrada dell'Onda, è Carlo Sanna del Brigante su Porto Alabe che vincono la seconda prova, alle spalle dell'Onda la contrada della Pantera, poi arriva l'Istrice e a seguire la contrada dell'Oca.